Ciao, questo è il video tag The Ride or Die sulla skincare, che questo qui dovrebbe essere stato ideato, scusate, ideato da Nati Naturals, spero di non essermi sbagliata. Sì, ho fatto i capelli rossi, ma purtroppo non si vede molto, è sera, sono proprio con le luci artificiali, forse da qui qualcosa un pochino di più si vede. Sono abbastanza rossi intensi e a me piacciono un sacco. Comunque, partiamo con le domande, non rispondo, cioè no, con le domande, con la lista dei prodotti. Non li ho tutti perché alcune cose non li uso, cioè non ho dato tutte le risposte perché alcune cose non le uso, quindi non ho un'idea ben precisa e su alcuni prodotti non ho proprio un'idea. La prima, acqua micellare, senza ombra di dubbio. Quella che inizierò anche ad utilizzare questi giorni è questa di Garnier, l'acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili, questa con il tappo rosa, strucca, riterge e lenisce. Questa è credo la quarta confezione che utilizzo, quella con la quale mi sono trovata meglio. Ero indecisa anche con quella della Biofficina, però per il rapporto quantità-prezzo senza ombra di dubbio questa. Le trovo entrambe efficaci, ma questa comunque costa molto molto meno e ha molto più prodotto. Non mi brucia, su di me strucca tranquillamente tutto, quindi va benissimo. Poi detergente, il mio detergente per il viso ideale, che è quello che ho utilizzato veramente anche questo tante volte, è il Baby Detergente Gel Delicato, pelli sensibili e delicate, questo della Ecos Baby. Queste ne ho usate 3-4 confezioni, è un gel indicato per i bambini, io lo utilizzo sul viso anche con il Clarisonic e non mi dà nessun tipo di problema, mi piace tanto questo qui, costa sui 2,99 euro per 300 ml, ne ho sempre una confezione di scorta a casa e devo dire che lo utilizzo per tantissime cose oltre che per la detersione del viso. Bifasico, il bifasico di Garnier, quello con la parte viola. Ora non mi ricordo come si chiama, dovrebbe essere Express, forse. Quello lì comunque, se riesco che la trovo, vi lascio una foto. Per me quello è il migliore di quelli che comunque ho provato io, perché lo acquisto solo se lo trovo in offerta, sono 150 ml e a prezzo pieno 5 euro credo sia troppo caro perché si può trovare a volte anche in offerta sui 2,90 euro. Comunque mi rimuove tutto, non brucia, mi strucca l'impossibile dagli occhi, quindi ottimo. Quarto, tonico. Il tonico per me è l'idrolato di lavanda. Ne ho utilizzate due confezioni. Ho utilizzato sia quello della Saponaria che quello della Biofficina Toscana. Mi trovo bene con entrambi. Quello di Biofficina lo preferisco perché è già venduto con il dispenser, con lo spruzzino. C'è una differenza di prezzo perché quello di Biofficina viene sui 7 euro, quello della Saponaria viene sui 3 euro, ma come effetto sulla mia pelle lo trovo identico, quindi quando mi capita, al momento sto usando un altro tonico che non mi sta facendo impazzire, quindi riacquisterò uno di questi due. 5. Detergente intensivo. Qui sinceramente io non ho saputo dare una risposta perché non c'è un detergente. Non lo so, ecco, non c'è un detergente intensivo che io utilizzo o che ho utilizzato che mi ha fatto impazzire, quindi no. 6. Contorno occhi. Qui li ho divisi in due. Allora, per la mattina sicuramente quello di Giardino Cosmetico che è all'uva e non mi ricordo che cosa. Anche questo se trovo una foto ve la metto. Perché su di me, sul mio contorno occhi, mi dà un buonissimo effetto tensore. Non ci mette 3 ore ad asciugarsi, comunque mi idrata bene la zona, quindi mi va benissimo quello per la mattina. Per la sera, sicuramente questo di Kiehl's, il Cream Eye Treatment with Avocado, con l'avocado, questo qui. Lo sto usando più o meno da quasi 2 mesi, sembra che io ne abbia utilizzato veramente pochissimo, ma ce ne vuole davvero poco. Lo utilizzo solo di sera per il momento. Perché ho iniziato un altro contorno occhi per la mattina, però probabilmente
metterò questo anche di giorno poi per portarlo avanti perché ne basta davvero poco. Sono 14 grammi, ma ne basta veramente pochissimo. Mi lascia una bella sensazione di pelle idratata del contorno occhi, lo sento veramente morbido e poi il profumo di avocado si sente tantissimo e a me piace. Scrub viso, per quanto riguarda lo scrub viso, io ho scelto quello di Biofficina ai frutti rossi. Mi è piaciuto tantissimo, sia per la profumazione, ma proprio per l'effetto scrub in sé, perché comunque era efficace, ma allo stesso tempo mi lasciava la pelle morbida, non mi ha mai dato problemi di pelle arrossata, niente di niente, proprio l'ho trovato veramente un buonissimo scrub. Siero viso non ce l'ho perché non è un prodotto che utilizzo particolarmente. Al momento ne sto utilizzando uno, ma non è che mi fa fare salti di gioia, quindi no. Crema viso per il giorno. Per il giorno la crema della Bema, quella per pelli miste, la crema opacizzante. Sicuramente tra tutte quelle che ho provato è quella con la quale mi sono trovata meglio perché mi lasciava comunque, cioè mi teneva opaca la pelle, però allo stesso tempo era anche abbastanza idratante da far sì che io non la sentivo tirare, quindi assolutamente quella lì. Olio viso non ce l'ho perché non amo utilizzare l'olio sul viso, quindi no. Crema notte. L'unica cosa che mi viene in mente è quella che sto utilizzando al momento, che è quasi finita, è questa della Omea, nutriente protettiva antirossori alla mandorla e malva. Mi ci sto trovando molto molto bene, comunque mi idrata, ma mi lascia, non mi sveglio la mattina con la pelle unta, e quindi anche questo è un punto a suo favore. Però ecco, questa perché la sto utilizzando adesso, ma non c'è un altro prodotto che magari ho usato tempo fa e mi è piaciuto così tanto. No. Maschera purificante. Allora, questa non è una vera e propria maschera, diciamo che è più uno scrub, però io lo utilizzo come maschera e sicuramente è il Volcanic Ash Exfoliator, questo qui di MAC. Questo è uno scrub nero, proprio a il colore nero, ha un profumo fantastico. Io lo utilizzo come fosse una maschera, ovvero lo vado a stendere un bello strato, diciamo, sul viso, lo lascio in posa una decina di minuti e poi vado a massaggiare, massaggiare, massaggiare perché essendo comunque un esfoliante, poi mi va a pulire bene la pelle. Mi piace tantissimo. Non lo utilizzo, non sono costante nel senso che lo utilizzo una volta ogni 2 settimane, non lo utilizzo tutte le settimane perché comunque è un trattamento abbastanza intensivo. Quindi lo utilizzo una volta ogni 2 settimane, ogni 3, però il risultato che mi dà sul viso mi piace perché la pelle non la trovo arrossata, ma comunque dopo averlo utilizzato la trovo pulita e soprattutto profumatissima perché ha questo odore fantastico. Oh, la maschera in tessuto, sicuramente queste qui coreane. Io adesso ho portato questa della Skin 79 perché è una delle marche delle quali ho più maschere e ne ho provate di più e mi trovo benissimo con queste. Sono comunque tutte molto molto imbevute, lasciano tutte una bella sensazione e sono iper rilassanti. Perché comunque io quando faccio queste maschere poi mi stendo sul divano e quella ventina di minuti mi rilasso completamente. Poi dipende da maschera a maschera, ma la maggior parte di quelle che ho provato mi lasciano comunque tutte una bella pelle morbida. Vado a massaggiare quello che mi resta sul viso e la vedo sia morbida, ma in alcuni casi sempre dipende dalla maschera, anche abbastanza luminosa. Quindi queste qui. Maschera anti-age, boh, non ne uso. Se per anti-age si intende una maschera idratante, io di maschere idratanti utilizzo solo queste in tessuto, non ho particolari maschere idratanti che utilizzo. Poi, olio corpo, sicuramente l'olio secco dei provenzali, perché quello che ho utilizzato maggiormente è quello con il quale io mi trovo comunque meglio. Quello che ho utilizzato di più è quello alla mora.
ma ho visto che sono uscite anche delle nuove profumazioni che vorrei provare. Io l'olio lo utilizzo direttamente in doccia prima di uscire proprio sulla pelle umida e con quelle di Provenzali comunque mi trovo molto bene. Lo scrub corpo senza ombra di dubbio quello di Caloderma. Quello di Caloderma perché ha dei granuli belli grandi, belli consistenti che fanno benissimo il loro lavoro. Però allo stesso tempo, avendo tutti quegli olietti all'interno, comunque mi lascia la pelle delle gambe morbidissima. Al momento sto utilizzando quello della Geomar e devo dire che più o meno anche quello non è male. Però, visto che l'ho utilizzato tempo fa, quello di Caloderma, ne ho utilizzate due confezioni e mi sono sempre trovata benissimo, quindi quello lì. Crema corpo anticellulite, non la utilizzo non perché non abbia cellulite, ma perché non la uso, che so che non sono costante, quindi non le acquisto nemmeno. Crema mani, senza dubbio questa menta e limone della Saponaria, questa è la confezione nuova, ancora non l'ho aperta, adesso è arrivato il freddo quindi l'aprirò. Mi piace sia il profumo ma anche la consistenza perché è bella idratante, non si assorbe all'istante. Però una volta assorbita le mani sono morbidissime e super profumate. Questa profumazione mi piace tanto e comunque sento le mani belle morbide. Il prodotto Jolly. Come prodotto Jolly, il detergente di Alchemilla. Io ho utilizzato quello Alte Bianco. Cioè, in molti preferiscono la profumazione al bambù. Io preferisco quell'Alte Bianco e mi trovo benissimo. L'ho utilizzato sul viso, l'ho utilizzato per il corpo, l'ho utilizzato anche come detergente intimo e mi è piaciuto anche in quel caso, quindi sicuramente è uno dei prodotti jolly da tenere, ecco. Questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!